Lazise, splendido borgo scaligero sul lago di Garda, 20 km da Verona, Cinzia vi accoglierà con piacere negli appartamenti del Residence La Fattoria. L'edificio dell'odierno Residence ha radici profonde nella storia, pare risalenti addirittura all'anno 1500, e fino alla fine dell'Ottocento era adibito a dimora per i contadini e i custodi della proprietà, di un'unica famiglia nobiliare della zona. A quest'epoca risale la leggenda che i due amanti più famosi della storia, Romeo e Giulietta, raggiungessero questa villa padronale per i loro incontri segreti lontano dalle famiglie in lotta. Dagli inizi del Novecento e per lungo periodo, l'edificio, come le campagne circostanti, venne purtroppo abbandonato ad un lento e progressivo declino, fino ad essere completamente distrutto dalle bombe della Grande Guerra, al termine della quale alcune famiglie di contadini si riunirono per ricostruire parzialmente la corte e trasformarla in una casa colonica con stalle e fienili. Nei primi anni del secolo scorso, la famiglia San Martino acquistò la vecchia casa a scopo di abitazione. Anno dopo anno, fino ai giorni nostri, le costruzioni subirono degli aggiustamenti e attualmente la fattoria è un residence con appartamenti di varie tipologie e dimensioni, a poca distanza dagli appartamenti originari, che conservano ancora quel particolare sapore contadino. Nella costante ricerca di offrire sempre il meglio ai nostri ospiti, nasce l'ultima arrivata. La nuova struttura, immersa nel verde, si trova in un'ampia area, attrezzata con giochi per bambini, piscina, zona dedicata ai cani e alle loro famiglie, che in questo modo possono tenere i loro piccoli amici insieme a loro anche quando vanno in piscina. Area barbecue, pallavolo e parcheggio recintato. Naturalmente l'area è a disposizione di tutti gli ospiti, sia che soggiornino negli appartamenti più rustici che in quelli più moderni, infatti si trova a soli 100 metri di distanza dagli edifici originari. Gli appartamenti comfort, così sono chiamati gli appartamenti nella nuova struttura, sono contraddistinti da uno stile lineare e moderno, con particolari di design e possono essere monolocali o bilocali, che dispongono tutti di patio privato e giardino, se a piano terra, o grandi terrazze con spettacolare vista lago, se al primo piano. Sono naturalmente tutti dotati di bagno e angolo cottura. Il Residence La Fattoria vi offre quindi un angolo di benessere e relax, non lontano da numerose attrazioni del territorio per gli amanti del divertimento, della natura e della cultura, vicinissimo a Gardaland, Caneva World, Movieland e al Parco Zoo di Bussolengo. Ottimo punto di partenza per gite in città d'arte come Venezia e Mantova, ma anche per tour naturalistici su Monte Baldo e al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Ideale per soggiornare dopo una giornata nel suggestivo scenario della Villa dei Cedri con il suo parco termale. La fattoria è ideale per coppie e famiglie, bambini e amici a quattro zampe, per un weekend o una vacanza lontana dallo stress della vita cittadina a pochi metri dalle acque cristalline del lago di Garda. Cinzia, quindi il motivo per cui scegliere la fattoria De Pandanzi con questa sua nuova versione come luogo ideale per le proprie vacanze, qual è? La prima cosa che mi verrebbe da rispondere è perché si sta bene. Io credo che si stia bene perché, peccando un po' di falsa modestia, un po' perché ci sono io, ma non perché sono io, perché ho instaurato un rapporto meraviglioso con la maggior parte dei miei ospiti che tornano ogni anno. Si gode della natura come si dovrebbe poter godere, perché si sentono gli uccellini dalla mattina alla sera, pace assoluta, traffico inesistente, perché dovete venire e provare, non saprei cos'altro dirvi, dovete venire e provare e dirmi cosa c'è che non va, se c'è qualcosa che non va, perché io immediatamente provvedo, e dirmi soprattutto tutto quello che c'è che va. Thank you.
Nella suggestiva cornice della piazzetta Teatro Ristori, piccolo gioiello del centro di Verona recentemente restaurato, sorge la locanda Ristori, gestita da Lia Musarra all'insegna di un connubio tra arte e gusto. Lia ha inaugurato il locale nel giugno 2014, a due passi dalla casa di Giulietta, un locale accogliente e delicato come lei, che per anni ha danzato calcando i palcoscenici più importanti d'Europa. Queste sono un po' delle foto che raccolgono, diciamo, la mia carriera. Carriera durata 20 anni, insomma. Gli studi alla Scala di Milano, un biennio al Bolshoi di Mosca, un percorso da ballerina di fama internazionale fino a diventare l'étoile dell'Arena di Verona, la città che l'ha adottata e dove è rimasta, intraprendendo con passione l'attività nel campo della ristorazione. Un'attività iniziata una decina di anni fa e che oggi la vede al timone della Locanda Ristori, dove si può respirare l'amore per il bello e per il buono, la danza e la musica, attraverso le fotografie alle pareti che ripercorrono la carriera di Lia, il bancone ispirato alla lirica e il pianoforte bianco in un angolo della sala, ma anche il sapore genuino della cucina veronese, attraverso una ricca scelta di piatti tipici della tradizione veneta, con qualche interessante spunto di innovazione. Nel 2015 la locanda ha infatti ricevuto dal Comune di Verona il riconoscimento ufficiale di locale tipico, caratterizzato cioè da un menù prevalentemente tradizionale, che utilizza soprattutto prodotti tipici di Verona e del Veneto. Qui è tutto fatto a mano, la pasta, i sughi, le mostarde, il gelato e i dolci. E la sensazione è proprio quella di sentirsi a casa, merito del calore dell'ambiente e della gentilezza del personale. Protagonista della tavola è sicuramente il maestoso Carrello dei Bolliti, disponibile nel periodo invernale da settembre a maggio, tutti i giorni della settimana, con i suoi numerosi tagli di carne, lingua, cotechino, testina, manzo e gli arrosti come il vitello, la coppa, il praga, la porchetta e tanti altri. Il bollito è accompagnato dalla salsa peara, il pepe nel dialetto locale e dalle patate e carote lesse di rito. È una salsa particolare ottenuta facendo cuocere a lungo il pan grattato e il formaggio grattugiato con l'aggiunta di midollo e di pepe. Non mancano gli antipasti, tra cui spiccano la polenta con soppressa e funghi e i ricchi taglieri di formaggi e salumi nostrani. I primi, tagliatelle con funghi porcini, tortelloni con il radicchio e risotto all'amarone per citarne alcuni, la tagliata e la tartar di manzo accompagnate da gustosi contorni, purè e verdure fresche, sapori netti coadiuvati da cotture leggere e delicate, senza eccessi nei condimenti. Una menzione speciale per i vini, accuratamente selezionati a partire dalla zona della Valpolicella e per le serate di degustazione organizzate frequentemente presso la locanda. Se chiedi a Lia a quale opera associ il suo locale, ti risponderà La forza del destino di Giuseppe Verdi, un destino che l'ha portata fino a qui. Thank you.
ed è arrivata anche la puntata numero 878. Apriamo il nostro percorso dedicato all'intrattenimento, questa volta entrando nell'edizione 2016 del Vinitaly, fiera internazionale dedicata al settore vitivinicolo, e vi mostriamo le più belle aziende della regione Abruzzo con quelle che sono tutte le novità che presenteranno alla loro clientela e a tutto il mondo. Per questo non vi fermate, continuiamo da qui a girare. Incontriamo l'azienda Nicola Di Sipio, con 10 anni alle spalle di esperienza e un'espressione di un territorio davvero molto variegato. L'azienda Nicola Di Sipio nasce in un territorio che è naturalmente uno dei più vocati della regione Abruzzo, perché è su di una collina a pochissimi chilometri dal mare Adriatico e dalla montagna, quindi diciamo che prendiamo entrambe le influenze in un modo generoso e splendido tutto l'anno. Abbiamo circa 70 ettari, di cui 35 sono vitati, alcuni sono stati piantati qua da oltre 40 anni, altri sono state delle scelte volute da noi e in particolare dal titolare, che voleva dare espressione alla regione anche per delle varietà non proprio tipiche e autoctone. Da noi si trova la tradizione e l'innovazione, il centro-sud Italia e il nord Europa. Come etichette puntiamo sicuramente su quelle storiche che fanno onore alla nostra regione e quindi al Montepulciano d'Abruzzo nelle sue specifiche versioni classico e riserva e al cerasuolo d'Abruzzo. Poi sicuramente rimane impresso il Riesling, un Riesling ottenuto da uve di nostra produzione vinificato in acciaio, una bellissima espressione di questa sintesi tra i vitigni semiaromatici freschi del nord Europa e i vini strutturati e corposi della nostra regione. Rimane impresso, perché questo l'ho visto, assaggiare le bollicine, che nella nostra produzione sono due, una versione bianca e una versione rosé, ottenute entrambe da Chardonnay e Pinot Nero con lunga elaborazione del metodo classico. È una produzione straordinaria, perché per ogni annata non si ha una partita di vino, ma si hanno singole bottiglie che esprimono una lavorazione di almeno 4 anni, e quindi sono, ogni volta che si stappa una bottiglia, un'emozione unica da raccontare, oltre che da viversi. Più delle riserve, che non devono mancare all'interno di una famiglia che esprime un territorio. La filosofia aziendale, in particolare del titolare, era quella di ottenere dei vini che fossero prodotti che potessero testimoniare un anno per tanti anni. Quindi diciamo che ci siamo sempre mossi guardando al futuro. Già le nostre linee classiche sono delle linee che produciamo con l'idea di farle gustare in un periodo mai inferiore ai 5 anni. Poi ci siamo voluti spingere un po' più in là e abbiamo voluto mettere alla prova e metterci noi alla prova due vitigni in particolare, che sono un Montepulciano d'Abruzzo consociato a un oliveto e un Trebbiano d'Abruzzo a tendone. Sono i vitigni più antichi della nostra realtà, che abbiamo entrambi voluto selezionare in vendemmie particolari che ci hanno concesso di raccogliere le uve a novembre e di fare delle lavorazioni particolari per avere due prodotti che oggi sono emozionanti, ma potranno continuare a regalare grandi emozioni anche nel futuro. Il futuro, ecco, dell'azienda Nicola Di Sipio. L'azienda Nicola Di Sipio come obiettivo si è data quella di consolidare tutto ciò che oggi ha ottenuto e di continuare a migliorarsi nella qualità e nel tempo. Continuare a lavorare per diffondere i nostri prodotti nel mondo, sempre però mantenendo invariata la qualità e quello che è il nostro stile, la nostra filosofia di produzione, ma anche di commercializzazione e assistenza al cliente. Qualche idea nel cassetto ce l'abbiamo, però ce la riserviamo per il futuro.
50 anni di Vinitaly e 10 anni dell'azienda Collefrisio, un successo riscontrato anche all'interno di questa manifestazione. Oggi per noi è anche una data molto importante, i nostri primi 10 anni molto molto importanti, perché ci ha visti partire da zero, creare diciamo una struttura ed affrontare tutto quello che è il mercato internazionale con dei risultati più che soddisfacenti. Oggi Collefrisio conta quasi 40 mercati in tutto il mondo, un brand che con il tempo diventa sempre più richiesto. Siamo arrivati a questo grazie al lavoro metodico che abbiamo avuto in questi 10 anni, l'attenzione, la cura nelle vigne e poi chiaramente in cantina, fino diciamo a non tralasciare quella che era tutta la parte commerciale. Collefrisio nasce con un'etichetta molto minimal. Inizialmente noi siamo usciti con un'etichetta dove c'era una linea era 0 e una linea era 1. La linea 0 rappresentava diciamo il nostro punto di partenza e 1 era diciamo la linea più alta, quindi diciamo l'evoluzione. Con gli anni le nostre etichette sono diventate un attimo più elaborate. Le linee nuove sono le linee Vigna Quadra, con le etichette nuove che sono molto molto particolari perché rappresentano un po' tutta la nostra azienda è formata da 3 tenute, quindi chiaramente Vigna Quadra si intende diciamo la tenuta madre della cantina, che è una tenuta quadrata, e invece diciamo l'etichetta non è altro che le 2 forme geometriche delle altre 2 tenute, quindi insomma in un'etichetta raccontiamo un attimo la nostra storia. Poi abbiamo le cave, anch'essa ultima nata, che sono diciamo i nostri metodi classici. L'etichetta racconta il tempo in cui il prodotto rimane ad invecchiare e che invecchia direttamente dentro una grotta molto molto importante, che è la grotta di Guardia Grele, e da lì il nome delle cave della Guardiuccia. L'altra anima all'interno di Collefrisio, l'anima un po' più tecnica e operativa. Come sono nati poi fondamentalmente, da quali elaborazioni tecniche, tutte le varie linee di vini all'interno di Collefrisio? La fortuna di Collefrisio è di avere dei vigneti di proprietà mia e di Antonio. E avendo la nostra uva, la nostra materia prima, la seguiamo dal nascere fino alla messa in bottiglia, è un valore aggiunto per la nostra azienda. Da oltre 18 anni facciamo anche agricoltura biologica sui vigneti, che è un valore aggiunto specialmente per i mercati esteri. La nostra forza sicuramente sono i vitigni autoctoni abruzzesi, quindi dal Monte Pulciano al Pecorino, al Trebbiano, Passerina. Anche per differenziarci sul mercato siamo arrivati alla messa in bottiglia di 2 metodi classici con 50 mesi sui lieviti, Pinot Nero e Chardonnay, quindi classici vitigni per la spumentalizzazione. Poi c'è l'ultimissima nata, che è la linea Confronto. Confronto tra 2 mondi enologici, il nuovo mondo e il vecchio mondo. Cioè in pratica noi nell'ultimo anno abbiamo aperto un negozio negli Stati Uniti, in Pennsylvania, a Pittsburgh, ed è la prima licenza che viene data fuori dal monopolio ad una cantina europea, quindi questa per noi è una sorta insomma di orgoglio. Il confronto sia bianco-rosso, che già dal nome si capisce che è un confronto di idee, di vitigni. In questo caso abbiamo sul confronto rosso un primitivo e un montepulciano pari percentuali, e sul confronto bianco idem pari percentuali pecorino e pinot grigio. Quindi abbiamo messo a confronto sul bianco 2 vitigni, che al momento il pinot grigio è quello che si trova in tutte le salse in tutto il mondo, con quello più autoctono e più importante al momento, che è il pecorino. Sul rosso abbiamo messo in confronto 2 rossi del sud della parte adriatica, che vanno per la maggiore, quindi il primitivo e il Montepulciano. Collefrisio è la novità.
perché diciamo, in questi ultimi anni ci stiamo facendo conoscere sul nostro territorio, sull'Abruzzo e sull'Italia, dove vogliamo diventare un brand non importante, però che abbia il suo mercato. Collefrisio è sempre in movimento, è un'azienda che comunque vede davanti a sé ancora tante prospettive, cercherà di studiarle e di sfruttarle. I nuovi mercati sicuramente sono asiatici, perché vediamo nell'Asia, nella parte della Malesia, nella parte della Cambogia, Corea, sicuramente diciamo un forte sviluppo. I prodotti, abbiamo un bel paniere di prodotti, quindi che oggi rappresentano in pieno tutta l'Abruzzo. Abbiamo delle novità su cui ci stiamo lavorando e spero che al prossimo Vinitaly potremmo, diciamo, parlare con orgoglio anche di questi. Nuovo SUV Peugeot 2008. Master of the Elements. Scegli la best technology Peugeot. Nuovo 2008 con Peugeot e cockpit e grip control. La Camera di Commercio di Pescara presenta la fiera nazionale più esclusiva sul Fashion Wedding Pescara Sposi 2016. 8 e 9 di ottobre, presso Polo Espositivo, Porto Turistico, Marina di Pescara, dalle 9 di mattina e fino alle 21. Un sabato e una domenica dedicate agli esclusivi suggerimenti delle eccellenze regionali del mondo del wedding. Un'area cake design per l'arte dolciaria, total look sposa e momenti glamour d'alta moda. Pronti per il sì? Settima edizione, Fiera Nazionale Pescara Sposi. 8 e 9 ottobre 2016, Polo Espositivo, Porto Turistico, Marina di Pescara. Seguici e guardaci sui principali social network. fierapescarasposi.it. L'auto è il tuo stile. Lo stile per la tua auto è Gruppo Progetto Auto, Pineto, Teramo, Pescara. Con il suo mondo di servizi, ricambi originali e assistenza, usato garantito, servizi finanziari, noleggio a breve e lungo termine. Agenzia Pratiche Auto, revisioni, servizio gomme. www.gruppoprogettoauto.com. La Camera di Commercio di Pescara, in collaborazione con CNA e Confartigianato Pescara, presentano la terza edizione di Pescara Fitness and Beauty, 15 e 16 ottobre 2016, al Polo Espositivo del Marina di Pescara. La kermesse con i principali attori del mondo del beauty, del benessere, della medicina estetica, della nutrizione, del nail art e dell'universo del fitness. Momenti di formazione e informazione con workshop, convegni, spettacolo e live performance. In più, Pescara Fitness and Beauty presenta Weekend Fitness and Beauty. L'1 e il 2 ottobre, le presalone di Beauty, Wellness e Fitness presso il centro commerciale Auchan Pescara. E non solo, domenica 16 ottobre 2016, terzo Nail Lab, il seminario professionale di Nail Art della ABC Nail Store International. Trovaci e guardaci sui migliori social network. Pescara Fitness and Beauty, the land for beauty. Professionalità per soddisfare i più esigenti automobilisti. Fiat, made in Italy, nello stile e nel movimento. Alfa Romeo,
sportivi e dinamici al punto giusto. Una grande competenza nell'orientare le scelte del cliente più esigente. Hyundai, grinta anche nel tempo libero. I migliori brand del momento su oltre 10.000 metri quadri espositivi. Land Rover, dinamicità e comfort. Romacar è anche assistenza meccanica, elettrauto, aria condizionata, gomme e revisione. Gruppo Romacar, il gusto di scegliere la tua auto. GruppoRomacar.it. Noi abbiamo prodotti che si adattano molto a quelle che sono le richieste di mercato, sia prodotti insomma naturali e con il rispetto dei principi vegani, e anche di prodotti che sembrano essere quasi innovativi per il nostro territorio, ma che in realtà avremmo dovuto sviluppare già da qualche anno, perché tanto del nostro prodotto abruzzese viene venduto in cisterne, sfuso, fuori regione, in Alta Italia, in Nord Europa, come vino base spumante. Base spumante significa che poi viene utilizzato per elaborare bollicine, fare la seconda fermentazione e ottenere spumanti anche di grande qualità. Una linea, quella che abbiamo presentato qua al Vinitaly, di un metodo classico elaborato circa 12 mesi fa, 13 mesi fa, e questo è diciamo uno step ulteriore, ma già apprezzato e già da mettere insomma a disposizione dei nostri clienti e dei consumatori. È un percorso ancora lungo, però abbiamo dei vitigni che si prestano tantissimo, a partire dal nostro Montepulciano, che molti rimangono increduli, per passare al pecorino ormai riconosciuto, ma con una riscoperta anche veramente importante e bella, quella del Montonico. Del Montonico, prodotto che è quasi scomparso nel nostro Abruzzo, che in dialetto i nostri vignaioli chiamano la Chaplone, e che però oggi abbiamo noi testato essere un prodotto veramente adatto per quanto riguarda la spumantizzazione. Questa è la via, ricercare nei vitigni autoctoni, nella tradizione, quindi quelle che sono le potenzialità anche innovative per il futuro. Il 2016 è partito bene, il Vinitaly si è un segno di quello che si farà nel corso dell'anno, sicuramente un segnale positivo. Noi nell'attività di rebrandering, di renaming, abbiamo cercato di spiegare il perché di Codice, e la chiave è in vini, volti e valori. Oggi è sempre più importante non solo andare incontro a quelle che sono le esigenze del consumatore finale, e quindi oggi abbiamo una ampia fetta di vegani oppure di consumatori che preferiscono acquistare unicamente prodotti bio. Ma cosa c'è dietro? Sicuramente una scelta in primis etica, quindi di valore di fondo, di voler portare avanti progetti ecosostenibili. Di conseguenza una realtà come la nostra, che da sempre vive in maniera forte, indissolubile, il link col proprio territorio di appartenenza, non può che non assecondare queste esigenze del mercato, ma ancor di più farle proprie, senza dimenticarci però che il vino è quasi un'opera d'arte, un prodotto che deve nobilitare i palati e l'animo. Nel
contesto del vecchio continente, quindi in Europa c'è un'attenzione più elevata verso i prodotti biologici o bio-vegan, in quanto sono mercati già maturi, saturi, si beve meno e si beve meglio con più attenzione. Invece in altri mercati ci sono caratteristiche differenti. Il mercato nordamericano, soprattutto Stati Uniti e Canada, sono in piena espansione, in piena crescita. Sono i mercati nei quali prevediamo nel prossimo ventennio un maggior lavoro, soprattutto in termini di distribuzione e di centrare quelle che sono le esigenze dei canali distributivi, quindi da un lato il canale tradizionale, l'Oreca, e dall'altro invece la grande distribuzione. E per finire non possiamo trascurare anche quello che avviene nel contesto asiatico, dove il Giappone già da anni sottolinea un sodalizio importante con tutte le aziende produttive dell'enologia sia italiana che francese, ma c'è tutto il contesto cinese che è un mercato al quale noi dobbiamo quasi educare il consumatore finale a quella che è la cultura del vino, la cultura del bere, la cultura culinaria nostra. E quindi un'azienda deve cercare di essere attenta a quelle che sono le specificità di ogni area. Farnese Vini, che già è presente in tutto il mondo, il Vinitaly che cosa rappresenta? È il momento ottimale per incontrare tutti gli importatori che ci vengono a trovare da tutto il mondo e soprattutto per presentare i nuovi prodotti sia come qualità dei vini e sia come packaging. Ulteriore premio per miglior vino rosso dell'anno per Farnese Vini. I premi fanno sempre piacere, indubbiamente per noi il premio più importante è quello dei consumatori. Ci fa tantissimo piacere e ci fa capire che dobbiamo sempre lavorare duro per restare ai vertici. Parliamo invece di quello che è l'immagine, il packaging, la veste del vino. La veste è la cosa più importante per gli uomini, siccome i vini li scelgono gli uomini, quindi è importante anche per un vino. Un vino deve attrarre prima ancora che noi lo assaggiamo, perché noi lo scegliamo prima di assaggiarlo. Soprattutto deve essere coerente con il prodotto che poi in bottiglia. Che cosa sono le bollicine diamantate per Farnese Vini? Questo è il momento delle bollicine, da un po' di anni che la bollicina è in grande spolvero. Io penso che forse sta finendo il ciclo delle più conosciute delle italiane del Prosecco ed è il momento per cui far conoscere le bollicine nostrane. Infatti sono apprezzatissime, è un packaging iper esclusivo, importante, perché tutti capiscono che c'è qualcosa di speciale. Un diamantino ti dà subito l'idea dell'esclusività. In più partnership, sponsorizzazioni importanti. La più importante per noi è il ciclismo, perché una tappa del Giro d'Italia riesce ad avere circa 700 milioni di contatto. 700 milioni di contatto nel mondo è qualcosa di incredibile per un brand come il nostro. È molto importante utilizzare questo veicolo per farci conoscere. Facciamo anche atletica, ma soprattutto noi iniziamo dalle categorie giovanili, perché sappiamo che danno poco a livello di visibilità, ma a livello sociale invece ci dà grande soddisfazione. Il mondo dello sport è solo un segmento di quello che è il mercato, ma indubbiamente ci sono anche dei segmenti più alti dove noi dobbiamo presenziare, e lì abbiamo scelto i due eventi più importanti del nostro paese che ci fanno conoscere nel mondo, e sono il Festival della Canzone di Sanremo e il Festival del Cinema di Venezia. E la cosa bella è che riusciamo a portare i personaggi più famosi a livello mondiale, sia per cinema che per canzone, vicino ai vini di una regione che poi non è così conosciuta, anche se in grandissima ascesa.
Noi guardiamo sempre alla crescita, noi non ci siamo mai buttati giù, anche quando il mercato lasciava intravedere dei momenti molto difficili a livello economico. Abbiamo sempre pensato che crescere per un'azienda è importante, perché fa crescere un territorio, perché fa crescere tutta la sua struttura, tutte le sue maestranze, e noi per il futuro pensiamo di continuare a crescere, possibilmente sempre in doppia cifra. Oggi abbiamo presentato con Luca la linea Super Premium, quindi i nostri crew. Credo che sia quella direzione che deve prendere l'Abruzzo. Questi sono gli apici della qualità, però far parlare sempre di più la terra, quindi le zone, far parlare sempre di più, dare espressione del territorio. Questa è la linea che sta seguendo tutto il mondo. Nazioni che storicamente comunicavano esclusivamente Nuovo Mondo, no? Quindi Australia, Nuova Zelanda, Cile, comunicavano solo il loro macro territorio, oggi sta andando sempre più in direzione delle zone, dei terreni, delle zone vocate per i singoli vigneti. In Abruzzo dobbiamo imparare appunto a impiantare il giusto vitigno nel giusto terreno e a comunicare quel tipo di microclima che noi abbiamo e la nostra grandissima diversità, perché l'Abruzzo ha dalle montagne al Teramano, al Pescarese, al Vastese, alle zone pedemontane, grande diversità, e lì dobbiamo crescere sempre di più. L'Abruzzo da sempre ci trasmette grandi emozioni, poi chiaramente quando il bicchiere lo fa parlare Luca Martini, il campione del mondo di sommelier, sono personaggi che hanno un lessico che è poesia, quindi è fantastico. Al di là della poesia però poi c'è una realtà, l'Abruzzo che sta crescendo e che deve crescere sempre di più. In ogni bicchiere di Montepulciano, anche quando iniziamo a vedere la sua età, avrà sempre un cuore carico. La passione arriva, c'è sempre, per Cantinatollo un discorso anche di amicizia, oramai da tempo ci conosciamo, questi vini valgono veramente la pena, poi conferitori, tutti i produttori che conferiscono le uve a Cantinatollo, una bella iniziativa, grandissima qualità, grandissima serietà, grandissima pulizia nei prodotti. Io invito tutti ad andare in Abruzzo prima o poi nella vita, provare lì queste emozioni, che poi possiamo raccontarle. Quindi invito ad assaggiare l'Abruzzo, sia nel bicchiere che fuori. Noi siamo l'azienda che produce la Dop Tullum, che nasce con una filosofia un po' diversa rispetto a quello che è in generale la produzione abruzzese. Nasce su un presupposto innanzitutto di una tradizione millenaria, ultramillenaria. Siamo ormai 2 millenni e l'abbiamo comprovato con dei ritrovamenti storici che a Tollo si fa un certo tipo di agricoltura, che è l'agricoltura, l'enologia, la vitivinicoltura. Abbiamo inteso, nel recupero di questa tradizione, nel portare avanti questa tradizione, far sposare questa attività con il perfetto rispetto dell'ambiente e di conseguenza con la costruzione di un'azienda che fosse sempre più ecosostenibile e esercitasse la propria attività con questa filosofia di ecosostenibilità. Effettivamente abbiamo, in linea con quello che dicevamo nel momento in cui abbiamo richiesto il riconoscimento della DOP, potuto comprovare con dei ritrovamenti romani appunto questa attività. Abbiamo trovato delle giare, abbiamo trovato una villa rustica romana dove presumibilmente circa 2000 anni fa veniva svolta l'attività della vitivinicoltura. La nostra mission adesso è valorizzare questi resti romani per far sì che poi possano essere accessibili a tutti e si integri il tutto in un processo di valorizzazione non solo di Tollo ma anche dell'Abruzzo in generale, inteso come un processo di enoturismo fondamentalmente.
L'attenzione della nostra azienda è nei confronti di tutti i consumatori. Sono tutti alla stessa stregua, per questo motivo noi cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze. La filosofia vegana è una filosofia che ci accattiva, che diventa il coronamento di un percorso che non guarda solo all'aspetto ambientale, ma guarda anche all'aspetto, se vogliamo, salutistico. Per cui da questo punto di vista abbiamo raccolto questa sfida e la stiamo portando avanti con molto entusiasmo. Abbiamo la fortuna di poter lavorare su dei numeri importanti, per cui abbiamo la fortuna, ancor prima che tutto, di sperimentare. E questo per noi a volte si configura come l'opportunità di essere pionieri. Cerchiamo di essere attenti a tutto quello che ci circonda e sulla scorta di questo proviamo a anche anticipare a volte delle, non direi tendenze, delle esigenze. Per i 50 anni di Vinitaly nell'anno 2016 l'azienda vitivinicola Casal Tolero si mostra al mondo con una veste estremamente colorata che descrive con artisti e arte visiva quelli che sono i colori di un Abruzzo variegato. Forti di una tradizione del territorio abruzzese riportata all'interno del calice, ma interpreti perfetti anche di quelle che sono le evoluzioni culturali del consumatore del vino, l'azienda Casal Tolero presenta nell'ambito del Vinitaly le sue grandi novità, non soltanto i prodotti classici ma anche vini che abbiano una tendenza bio e soprattutto una nuovissima linea vegana dedicata ai giovani amanti di tale filone. Stiamo abbinando la cultura al vino e quindi stiamo cercando di migliorare i nostri vini e di portarli nei famosi ristoranti d'Italia e nel mondo. Momenti di degustazione all'interno dello spazio espositivo colorato, ma anche momenti di spettacolo grazie alla presenza della compagnia teatrale di Ortona, Compagnia degli Amici, che ha offerto a tutti la possibilità di gustare con uno spettacolo dedicato alla scarpetta di Venere quelle che sono le bontà di Casal Tolero. Lunga vita a Casal Tolero! Il mondo del vino sta cercando la qualità e stiamo inseguendo i gusti del consumatore, come praticamente il bio e il vegano, cioè certamente sono prodotti che faranno bene a tutti i consumatori. E purtroppo per voi si è conclusa anche la puntata numero 878. È tutto quello che possiamo dire. Un altro episodio sta per andare e Weekend Dintoni ti saprà sempre accontentare, questa volta con un calice di vino ti abbiamo fatto brindare, ma con noi dovrai sempre continuare a girare.